E ho un ricordo molto netto del giorno in cui morì Carlo Giuliani. Mi trovavo in piazza Brignole, che la sera precedente avevo lasciato come una piazza, sì, sicuramente protetta dalla polizia, ma il giorno dopo non si riconosceva. Era completamente chiusa, nessuno poteva accedere e c'era soltanto un punto per uscire ed era un punto completamente assediato dalla polizia. Io ricordo che dovevo raggiungere quello che chi è stata a Genova conosce bene, ricorda bene, il Kennedy cosiddetto, che era il punto dove tutti quanti si ritrovavano, era un po' il punto di raccordo. E ricordo che con grandissima difficoltà riuscii a raggiungere questo posto, ero sola quel giorno e la polizia non mi voleva far passare. Arrivai finalmente al Kennedy camminando tantissimo in mezzo a centinaia di poliziotti e senza capire che cosa stesse succedendo. Arrivai lì e mi misi così spontaneamente in uno stand dove chi c'era cercava di aiutare. Mi ricordo che raccoglievamo le denunce di quelli che avevano bisogno di un avvocato e da lì partivano i medici. E la cosa che veramente mi lasciò sconvolta è che i medici tornavano feriti dalle piazze, i medici che andavano nelle piazze per curare chi era ferito tornavano feriti a loro volta. Ricordo che ci furono delle persone, sorrido perché è sconvolgente pensare, molti conosceranno la rete Lilliput, quelli che di solito si dipingono le mani di bianco e vanno nelle piazze a manifestare facendo questo gesto, con le mani dipinte di bianco. Poi quelle mani erano rosse, rosse di sangue. Io ricordo questa cosa con uno strazio veramente, perché la gente stava lì come gente libera che voleva manifestare. Questo fu negato. E ricordo anche che uno dei miei compagni, un compagno di Genova, perché io ero rimasta sola e i miei compagni non sapevo più dove fossero, mi prese sul suo motorino e cercammo di raggiungere un posto tranquillo, un posto sicuro. Mi ricordo, siamo passati in mezzo a cassonetti incendiati, siamo passati in mezzo alla lotta vera, alle sassaiole, la polizia che lanciava lacrimogeni. Questo non era il giorno della manifestazione, questo era il giorno in cui morì Carlo Giuliani. Genova 2001 fu un corteo incredibile, c'erano i bambini, le donne, i ragazzi, le famiglie, c'erano le persone dalle finestre che buttavano acqua, che ci davano conforto, era un corteo di popolo, era il nostro popolo. Eppure quella volta dall'altra parte c'era la polizia, c'erano i carabinieri, c'era la Guardia di Finanza, c'era una violenza inaudita. Quando siamo entrati via Torino a Genova ci hanno attaccato, ci hanno coi lacrimogeni, hanno picchiato quelli che trovavano, sangue ovunque. Potevano esserci decine di morti. Stavamo lì, non sapevamo come reagire, non eravamo pronti a una violenza di questo tipo. E poi ci fu quella notte tremenda, di cui ci sono le immagini, di cui ci sono le prove, di cui ci sono le testimonianze, la notte delle torture, la notte in cui l'Italia divenne il Cile di Pinochet. Thank you.